Bella. Nonno in miniera Returns. Maledetto accendino dei marocchini. Niente. Cos'è questo posto blasfemo? Lo buttiamo qua, cos'è? Uno stichettino, un altro stichettino. Gli stichettini, bella, gli stichettini. Belli gli stichettini, li sto perdendo? No, no, li stiamo prendendo tutti. Belli gli stichettini. Cosa abbiamo preso? Sibling still missing. È ancora sperduto, vabbè, poverino, ci dispiace. E questi rubavano i bambini già non si sa quando. Boze collected. Che cos'è un boze? Cos'è un buze? Guarda, visto che la situazione mi sembra abbastanza tranquilla, facciamoci un altro po' di Molotov così a gratis. Va bene, ne abbiamo, ne abbiamo. Torniamo a concentrarci sul nostro cammino. Ma sono vuote queste casse, ma potevi mettermici almeno la dinamite, ma che ne so? Me la sto veramente cagando, che ne dite se ci facciamo uno standing fire così? Piccia un po'. Guarda che bella lampadina. Beh, qui c'è scritto esplosivo, esplosivo, ma qui di esplosivo non c'è niente. C'è solo... Eh sì, scialle, come ci passiamo qua? Come ci passiamo qua? Che non ci abbiamo niente. Sei un po' merda però, gioco, eh? Potevi darcelo qualcosa. Ma allora ce lo facciamo il fuoco. Visto che siamo qua, che fai? Non te lo fai un bel fuocherello? Guarda, la luce è lì, noi il fuoco lo facciamo qua. Allora andiamo a riprenderci questo disgraziato maledetto. Bruciati, bruciati. Intanto ci facciamo un giro e vediamo cosa c'è qua. Tavolini distrutti, un sacco di cose. Sì, ma dove sono le bibite? Ah, mica sono tutte volate le bibite. E beviamocela un'altra allora, no? Tanto non credo che rimangano qua. Maledetto accendino dei marocchini. Maledetto accendino dei marocchini. Qui ci sono braccia, gambe. Qui hanno macellato gente, hanno macellato. Le big offerte speciali proprio, vabbè. Comunque, noi siamo arrivati qui. E le ossa ce le prendiamo, perché anche sì. Sta lampada olio, ecco, tipo questa, poteva farcela prendere. Noi ci mettevamo il nostro mastice e ce ne andavamo in giro contenti. Facciamoci un'altra parte dell'armatura, dai. Per andare avanti ci serve qualcosa che esplode. Non abbiamo niente. Non possiamo andare avanti. Ma ve ne rendete conto? Cosa abbiamo? Niente, perché per fare una bomba ci vogliono... Ah sì, possiamo farla. Zitti, zitti. Un orologio. Una di queste e le monetine, giusto? Sì, possiamo farla. Beh, l'equipaggio, l'equipaggio. E poi la tiriamo. E poi torniamo indietro. Oh mio Dio. Bella. Bella, guarda lì. Nonno in miniera Returns. Nonno in miniera Returns. Minchia, dobbiamo scendere ancora. Aspetta, questo è basso. Ecco, questo ce la facciamo così. Ma stiamo scendendo sempre di più. Ma che cos'è? Abbiamo scoperto qualcosa. Bella, allora prendiamo questo. Questo non ce lo fa prendere, l'altra testa non ce lo fa prendere. Il disegnino e le monetine. E il disegnino è sempre di quello delle mappe. E va bene, quante ne ho? Due. Ma sì, facciamocele, facciamocele. E due bombette ce le abbiamo anche noi. Ma qui non c'è niente. Io sarei contentissimo se riuscissimo a trovare una nuova arma. Ma devo mettere l'esplosivo per passare. Ma che cos'è? Le barrette, guarda, ne abbiamo per noi e anche per gli indigeni ne abbiamo.
È un bel posto, eh. Graficamente parlando. Ma dove cazzo siamo finiti? Ma dove. Ah! Ma sì, che ho capito, non cadere giù. Ma sì, che ho capito, ma. Vabbè, oh, noi siamo coraggiosi. Ah, ecco, ci sono i merdini, ci sono, no? No, non è vero. Ce l'abbiamo già questo, ma che cos'è? Che noi questo, in uno dei nostri precedenti episodi, l'avevamo tirato qua giù. Perché è sempre questa musichetta tetra e cupa che ci fa venire paura, ci fa venire. Guarda, guarda, passiamo di qua, sì. Oddio, è questa? Ti fa scendere ancora di più? Quando risaliamo? Cioè, mai risaliamo? E questo episodio sta durando tantissimo, quindi sicuramente sarà diviso in due parti. Aspetta, dai un occhio in giro prima. Com'è secondo te la situation, Forest? Vai, vai, senza paura. Ma noi in poche parole da qua non possiamo andare da nessuna parte. Ma allora cosa serve farmi arrivare? Oddio, non l'avevo visto. Oddio, non l'avevo visto. Fuori! Ma che cazzo è? Ma noi prima ci siamo passati qua. E questo non c'era. Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Se ci riusciamo. Ce l'abbiamo? No. Volevo provare ad arrampicarmi con il cosettino attaccato alla spalla, però no. Non va, va bene, va bene. Vabbè, io direi di risalire un po' più su, magari, oppure di farci un giro, anche perché abbiamo lasciato tanti pezzi di grotta che non abbiamo esplorato. Ma veramente tanti. Vedo un tipo appeso lì che sta facendo un po' di stretching. Scusi, buon uomo. Che cosa c'è? Altra acqua, vabbè. Buon uomo. Ah no, signorina. Oddio. Vedi che salto. Oddio, mi sono incastrato. Oddio, mi sono incastrato. Riusciamo a salire? No, ma grazie, grazie, maledetti. Ci sono un sacco di funi, allora, quella è da dove ci siamo arrampicati prima e probabilmente voi non sentirete una mazza perché c'è questo rumore della cascata. Maledetta la cascata, maledetta la cascata. Maledetta la cascata. E noi dobbiamo ributtarci giù per fare il giro? Oddio, siamo caduti proprio malissimo. Vai! Vai nell'acqua! Bella! Adesso il bello sarà riprovare a saltare. Sarà un altro fail assurdo, secondo me. Riprendiamo l'orologio. Vai, dai, 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 dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci. Ma maledizione! Ma maledizione! Tentativo numero 3. Tentativo numero 4. Adesso ci mettiamo lì in bilico e poi proviamo a saltare in avanti. Oh sì, ce l'abbiamo fatta. Non è che qua ci cadiamo malamente, no? Più a destra, un po' più a sinistra, un po' più in là, un po' più in qua, vabbè. Ecco, e dove stiamo andiamo adesso? Non si sa, noi ci guardiamo un po' in giro. Oh, salve. Salve, tutto a posto? Come andiamo? Attenzione, ci fa risalire. Credo sia un buon segno, dai. Vai, vai. Vai, vai, occhio, eh. Guarda, ci fa scendere di nuovo. Ah no, questo è piccolo, possiamo fare così. Andare avanti.
È partita la musichetta, ma non so dove. Ah, bella, zii. Bella. Siamo praticamente dentro la voragine. Perché c'era una voragine. Eccola. Guarda che bel paesaggio. Ma guarda che bel paesaggio. Va bene, dai, non è andata male male, non è andata male male. Allora io direi di costruirci qualcosa qua, di salvare. Per questo mi servono i cosi e quindi proviamo con questo. Ah, fermi tutti. Ce l'abbiamo. 14 stickettini. Cos'è qui? Oh, bella, i razzetti ci servivano. Un'altra foto. Sì, io avevo saputo che avevano implementato la pistola su questo gioco. Io l'avevo saputo che avevano implementato la pistola, ma non credevo che noi riuscissimo mai a trovarla. E invece ci abbiamo un sacco di pezzi per trovare la pistola. Nel prossimo episodio andremo a cercarci la pistola. Ok, io direi di salvare la partita. Salva. Anche perché si è fatta una certa, non so quante ore di registrazione abbiamo, salva di nuovo che non si sa mai, anche nello slot 5, lo slot 5 mi piace, così magari se perdiamo qualcosa stai con me. Bene ragazzi, che dire? Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi, e adesso sta calando la notte su The Forest, probabilmente qui ci sarà la peggiore orgia della storia di The Forest, sicuramente usciranno mostriciattoli da tutte le parti, vabbè noi... Noi ragazzi ci vediamo domani con un nuovo video. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, ricordatevi, se volete passate anche dalla pagina Facebook per vedere anche tutti gli altri gameplay e video divertenti che abbiamo fatto, così almeno vi fate una risata. E da Crisabo e dal nostro personaggio con l'accendino Chill, mamma mia non si può vedere l'accendino Chill, ho detto che era Tarloco. Comunque da Crisabo e dal mico con l'accendino Chill del Farlocco dei Marocchini è tutto, io vi saluto e vi ringrazio ancora, a domani, e niente ragazzi, ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Ciao ragazzi!